stop. Allora? Hai visto come abbiamo ballato? Hai visto? Abbiamo ballato benissimo. E devo fare, scusate, devo fare una piccola presentazione, dai. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Umberta Conti. Ale, ci risiamo. Adesso ricominciamo da capo. Signore e signori, buonasera. Siamo qui di nuovo. Tu racconti. La nuova edizione. Quindi siamo molto felici. Abbiamo tanti ospiti, tante cose belle. E quindi iniziamo. Tanti ballerini. Tanti comici, anche gli idraulici, un po' di tutto, insomma, gli bianchini, sì, tutto. Va bene, caro. Allora, partiamo da un cantante. Partiamo, il primo ospite, che naturalmente lui è prodotto dalla PMS, Cassa Discografica Raffaele Montanari, e lo vogliamo presentare, Francesco Mussoni. Ciao Francesco. Ciao e grazie, sono contentissimo di essere qua. Non ci sono gli applausi poi, registrati qui. Qui lo so, infatti è strano, io che sono poi abituato alle grandi folle. Comunque dai, sono molto contenta di averti qui ospite, tu so che partecipi in tante cose, però tu sei prodotto dalla PMS, giusto? Sì, esattamente. E la PMS è una cassa discografica che è molto conosciuta e anche a livello, diciamo, nazionale, ecco, per cui è molto bello. E poi c'è Raffaele, che lui produce veramente molto bene. Niente, Francesco. Tu vieni da Rimini? Sì, esatto. Ma stai ancora a Rimini? Sto ancora là, sì, perché quindi abito poi vicino, poi al mare, sono in una posizione, che bello, come che dire, bello, strategica, tra il mare e il centro. Quindi com'è il mare in questi giorni? In questi giorni è bellissimo, è un po' freddino, però è bello, perché quando non c'è tutta la gente il mare è più bello, torna è più bello, bello. Sì, è più magicamente bello. Canti da quando avevi 0 anni, perché tutti di solito dicono: ah, io ho iniziato a cantare che ero talmente piccolo. E invece no. Ma si può iniziare anche più tardi, ecco, quindi che età hai iniziato così a cantare? Ho cominciato a cantare per il diletto di cantare magari con le solite band, le cover band. Avevo 15 anni, ho suonato la chitarra per un po'. Poi ho completamente, come dire, no, abbandonato tutto, e a 40 anni ho riprovato, non ho ancora capito perché, questa volta a scrivere anche, e quindi mi sono scoperto. Vabbè, ma così scoperto... poi succede così, si inizia a cantare, poi si scrive, si riesce a creare delle cose molto importanti. Quindi tu sei anche un compositore? Sì. Quindi sì, sei un cantautore, canzoni, sì. Praticamente sei un cantautore, ecco, bene. Qui c'ho scritto, perché abbiamo tutti gli appunti, no? Sì. Qui c'è scritto: ha un timbro immediatamente riconoscibile. Vabbè, questo però non posso dirlo io, perché uno quando parla o canta si sente dentro la testa in un modo, tant'è che le prime volte che mi sono ascoltato non mi piacevo, cioè nel senso che tuttora ho detto: ma chi è questo qua che canta? Penso che sia una cosa comune, insomma, penso che anche quelli grandi, quelli veri che lo fanno da chissà quanto tempo, ancora quando si sentono non sono mai contenti. Tu adesso sei contento? Beh, molto più di prima, questo sì. Però non si è mai contenti, questa è una cosa fondamentale, credo, non essere mai contenti di quello che si fa, perché poi è un tendere sempre al meglio, no? Almeno questo si cerca di fare, ecco. Beh, insomma, nel dicembre del 2017 è uscito il tuo primo singolo, no? Quindi sì. In titolo Fiato. Bene. E sempre prodotto dalla PMS. No, quello lì ancora no, perché ancora no. Con Raffaele ci siamo praticamente poi conosciuti dopo e ha prodotto questi ultimi due, in pratica erano singoli, e tra un po' ci sarà anche il disco.
e Fiat è una cosa prima, poi ho cambiato un po' lo stile e ci siamo poi conosciuti poi con Raffaele che come dire, è stato coinvolto in questo stile che provo a fare, che è il mescolare il cantautorato, diciamo quello che conosciamo tutti, con uno stile poi di musica magari più particolare, più nuovo. Ecco, infatti nel 2019 esce il tuo nuovo singolo intitolato Spazio Libero, proprio prodotto dalla PMS, quindi questo qui è prodotto da lui. Vogliamo fare subito una canzone o no, un video? No, adesso magari possiamo vedere il video del tuo singolo Spazio Libero, dico bene? Spazio Libero lo canto, video è dell'ultimo singolo che è uscito a maggio. A maggio, allora vediamo questo qui allora, va bene? Benissimo. Prego. Tutte le porte da quando sei uscita, per non far entrare la corrente delle cose ultime. Certi addii hanno tutto un volo storto che non piega niente, non alza i vestiti alle donne. La corrente delle cose ultime. Contare le parole di sparì. Cinque volte finché non sono pari. La corrente delle cose ultime. Eccoci qua, bello, bello, molto bello, bello, complimenti. Devo dire che anche la parte musicale, che spesso nel cantautorato c'è questo problema che la parte delle parole supera molto quello che è la musica, invece è molto fatto esatto, bene. Molto ma bene. Tu parti dalla musica o dalle parole? Dipende, dipende molto. Questo per esempio è... dalle parole spesso, ma non sempre, nel senso che in questo caso si è partiti da un testo, perché questa è una... poesia vera e propria e io non volevo cambiare nulla, quindi nelle poesie, quelle nuove, non ci sono delle metriche con delle rime ben precise, certo. Tutto molto più largo e quindi sono partito da quella perché comunque ho voluto poi mantenere quello stile che c'era,
e quindi poi la musica è venuta di conseguenza con un ostinato di piano che mi ha dato la possibilità di cantarci sopra in un determinato modo che non fosse classico, diciamo. Bene, certo. bene, complimenti. Allora, adesso vogliamo sentirti cantare, allora. Volentieri. Visto che abbiamo visto il video, ora ti vediamo cantare e ci fai ascoltare Spazio Libero. Spazio Libero, è vero? Sì. Allora, se ti vuoi accomodare, prego. Così vediamo un attimino. Mettiti un pochino più. Vabbè. Io non ti amo, perciò capirai. Quando apro gli occhi tu ci sei piano. Sai che mi piace far piano. Se solo un po' col tuo odore che rimane mi spingesse a restare. Raccolgo tutto e parto sicuro. Io non ti amo e quindi lo sai. I tuoi messaggi sono un fastidio, un'evitabile grana. Siamo attori non protagonisti di un film di seconda mano. Vaghi ricordi e quel che lasciamo, quel che lasciamo. Libero, spazio libero, però è un volo rigido. Senza te sarò un pezzo di cielo. Libero e quasi lirico, un paesaggio tipico di un vagabondaggio sterile. Io non ti amo e prendo, tu dai. Ti so lasciare come mangiare o il camminare naturale. Se solo fossimo chi non siamo, con un coraggio che non troviamo, potrei tenerti la mano. Libero, spazio libero. Sarò un pezzo di cielo. Libero e quasi lirico, un paesaggio tipico di un vagabondaggio sterile. Libero, però è un volo rigido. Oh, gli applausi te lo facciamo. Bravissimo, nuovo. Veramente sei molto bravo, davvero, sai Francesco, complimenti, no, te lo dico davvero. Grazie mille. Davvero con il cuore, perché veramente, a parte la musica, il brano, davvero complimenti, davvero, guarda, quindi continua sempre così, vedrai che andrai. Quanti anni hai, ti posso chiedere? 45 anni. Però te ne davo di meno. Grazie, questo è un complimento che io poi accetto sempre molto volentieri. Te ne davo di meno. Cosa fai adesso? Cioè, quali altre idee ti sono venute? Segui questo filone musicale? Sì, cerco sempre di fondere un pochino, specialmente nell'ultimo pezzo si sente più, perché l'altro è più soft, quindi sì, anche tutti gli elementi non elettronici, sì, si sentono meno. E dove possiamo trovarli questi tuoi? Su tutte le piattaforme, okay, digitali. Vogliamo su dirlo YouTube, con loro che ci ascoltano. Su iTunes, su Apple Music, su
Spotify, poi su Amazon Music, su Deezer, su YouTube anche, poi credo bene. Che siano finite, non lo so. Quindi, se qualcuno sono altre, è interessato, quella che voi usate lì di sicuro c'è. Se qualcuno quindi, è interessato. Voglio sapere questa cosa però, il prossimo dove stai andando? E poi dopo ci la salutiamo. Prossima canzone è, esce tra poco, nel senso che e finito qua vado a terminarla, quindi cioè. E ah, stai proprio coincidendo. Sì, siamo proprio in addirittura. Sì. Mi saluti arrivo. Raffaele, assolutamente dici sì. Che hai fatto la tua assolutamente intervento. Sì, ecco, molto volentieri. Quindi. E niente, quindi è la prossima, diciamo che sarà non so come definirla, un mix tra le due cose, è nata più come un pezzo folk, poi come tutte le canzoni che poi nascono in un modo ma prendono una via loro, un'altra strada. Sì, e non si capisce dove vanno. Francesco, io ti saluto, ti auguro buona vita e tanta fortuna e tanta musica. E tanta musica, perché la musica ti dà la forza di andare avanti nel momentino in cui uno si sente anche un pochino un po' triste, si sente un po', con la musica ci si sta bene, vero? Il nostro animo torna bene. È proprio una cura per me. È una cura, sì. Bene. Ciao Francesco. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Di essere stato qui a tu racconti. Grazie. Prodotto sempre dalla PMS. Grazie ancora. Ciao, ciao tutti, caro. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, ciao. Maurizio, vieni con la camera qui da noi. Camera numero uno, camera numero uno, uno, uno. Su. Qui da noi, qui da noi. Ah, ecco, ah, ecco la camera numero uno. Adesso dobbiamo presentare due artisti, due ballerini. Due... Sì, adesso abbiamo una coppia favolosa, per cui... Che possono già entrare, dai. Possono già entrare, sì. Sicuramente. Adesso li vediamo qui. Lei è una diva, lei è una roba da mettere mani e capelli. Io non so lui come fa... Allora, precisiamo che loro sono una coppia di fatto e di marito e moglie. Ecco, marito e moglie. Io non so come fai tu, Saura, a non essere geloso di tua moglie. Ma gelosia, se vuoi bene una persona bisogna essere un po' gelosi. No, d'accordo, ma tu avere una donna così, scusa, io sono donna. Lui ci spera che vada tutta a io parte. Posso dire che è piaciuta anche a me. Vabbè, lo so che ti è piaciuta anche a te, so che avete anche una figlia. 22 anni. Ecco, però una donna del genere dovresti tenertela come un gioiello. E infatti... È quello che fa. Quello che fa, però, quindi tu sei geloso, insomma. Un po' sì, dai, forza. Diciamolo che quanto non sei. Basta. Esatto. Ma la danza quando nasce? Allora, lei ballava da piccolissima in quei gruppi di paese, lei da San Pietro Vincoli, in quei gruppi di paese. Ci siamo conosciuti del 94. E quindi è andata. E io ballavo. Quindi ti è toccato imparare a ballare? Io ballavo, no, la storia non è proprio così. Noi ci siamo sposati, abbiamo avuto una figlia e per 15 anni noi siamo stati con e per nostra figlia. Non abbiamo abbandonato, diciamo, tutto, siamo stati per la nostra bambina. Poi dopo una notte io ho sognato mio povero papà che lo vedevo ballare il valzer, che lui piaceva ballare nelle piazze di paese, nelle feste di paese. Poi ci siamo ributtati, ci siamo. E io al mattino ho detto con lei, Alice, stanotte ho sognato così, 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 cosa dici? Proviamo. E allora siamo partiti dal di lì. E così è partito. E poi dopo è partito bene, tutto dal di lì. Allora, ora vediamo la vostra esibizione, certo. I microfoni e nella postazione di ballo, la vostra prego. Interpretazione che ci fate vedere cosa? Perfect. Perfetto. Una baciata. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. DJ Sam. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is over.
Ma che meraviglia, ma che meraviglia di coppia, ma che meraviglia. Ragazzi, ci vediamo dopo allora, dopo è vero, è un altro brano, è sicuramente un'altra uscita, ma siete favolosi, grazie, grazie, grazie di cuore veramente. Accomodatevi, accomodatevi. E ecco. Adesso andiamo in pubblicità. Benissimo. E via. I know I can treat you better.